Partiamo con le domande. Chi è Claudia Corrent? Allora, sono una fotografa freelance, lavoro nell'editoria e creo workshop artistici con bambini adulti, e adulti nelle scuole, nelle istituzioni e all'interno di musei e festival. Che cos'è la fotografia per me? Allora, per me la fotografia è un meraviglioso modo per esprimersi. Nel senso che negli anni ho visto che l'immagine diventava proprio un luogo dove poter riposare lo sguardo e dove poter capire anche le cose che non capisco. Quindi la fotografia diventa davvero un luogo dove poter conoscere meglio le cose che accadono. Quale lavoro presenti e perché? Allora, presento per te per ricordarti spesso che è un lavoro di collage legato alla memoria familiare e composto ancora 2 anni fa. Il lavoro si compone di circa 15 fotografie, più o meno, e le fotografie sono... crea un miscuglio di immagini, quindi c'è... delle fotografie di paesaggio mediterraneo, che ha a che fare sempre con il mare, di foto scattate tra la Grecia e l'Italia, Grecia, Toscana, Liguria, che sono luoghi per me cari, quindi sono dei mindscape, come direbbe Lingiardi, quindi sono dei luoghi della memoria, ma personale, oltre che reali, e poi mescolo delle fotografie di archivio, che sono tre fotografie, che sono di tre archivi, fondamentalmente. Un archivio familiare mio, un archivio di Mirta, di una donna che non ho mai conosciuto, e un altro archivio. L'idea quindi qual è stata? Quella di mescolare, tre storie diverse e di provarle ad attualizzarle, modificando quello che è il passato, inserendo appunto tramite l'espediente del collage digitale relazioni altri. Quindi ho unito questi tre archivi, queste tre famiglie, in maniera assolutamente arbitraria. Poetica, da suggestioni che mi venivano in maniera abbastanza intuitiva. Questo proprio per giocare con quello che è il tema della memoria, con quello che è il passato, no? Quindi la possibilità anche di poter cambiare quello che è passato e di trasformarlo. Questa era la cosa che mi interessava di più. Brede Campo, uno storico dell'arte, diceva che e la fotografia non deve essere un luogo dove poter riposare, ma deve essere come un ronzio visivo, cioè deve creare dei... deve disturbare. Ecco, allora forse una fotografia, se non è o non può essere solo un luogo dove riposare, può essere anche un luogo davvero dove iniziare a porsi delle domande, a creare dei solidi dubbi rispetto a quello che vediamo. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!